Ragazzi, no, io vi giuro, io non ce la faccio più. Io dalla prossima settimana la Serie A non me la seguo più. Io i pronostici non li faccio più. Non li faccio più. Non li faccio più. Adesso voi mi dovete spiegare quello che cazzo è successo. Quello che cazzo è successo. Juventus Salernitana 2-2. Vi ricordo due cose semplici. Seguitemi su tutti i miei link in descrizione e attivate la campanellina per non perdervi più nessuna notizia e notifica di questi video che vi pubblico. Sapete qual è la cosa imbarazzante? Che il vostro mister, chiamato Massimiliano Allegri, sapete quanto prende di stipendio? Questo di stipendio si pappa 7 milioni. Questo di stipendio, questo qui si pappa 7 milioni. 7 milioni! 7 milioni! Mamma mia! Ma voi vi rendete conto che ormai il calcio sta diventando una cosa scandalosa? Perché veramente, se tu giustamente vai a pagare un allenatore 7 milioni, vuol dire che questo allenatore è bravo, sa far giocare la squadra e c'ha un bel gioco. Tutto l'opposto di Allegri, gioco di merda, non fa giocare bene. Anzi, quelli che prima giocano bene li fa giocare male, quelli che giocano bene. Insomma, l'avete capito qual è il discorso? No? Quelli che giocano male giocano bene. Ah no, quelli che giocano male giocano peggio. E quelli che giocano bene si fa giocare ancora peggio di quello che succede. Questo è il discorso. Questo è il ragionamento di Allegri. Siamo qui oggi per mettere le pagelle di Juventus Salernitana. Siete pronti? Non so quante sufficienze ho messe. Le contiamo insieme? Aspettate, le contiamo insieme. Ok, 2, 3, 4, 5, 6. 6 sufficienze su 15 giocatori entrati. Quindi significa che nemmeno la metà delle sufficienze ho messe. Iniziamo subito. Mattia Perin fa le sue parate. Le parate che fa sono banali, ma non troppo. Ad esempio, Dia gli aveva fatto un tiro sul primo palo, un tiro molto veloce, e Perin ha avuto il riflesso di riuscire a prenderlo e riuscire a buttarsi. Quindi quella non è una parata banale. Non fa soltanto quella parata, fa anche una parata sul primo tempo su Piatek. Poi ovviamente sul calcio di rigore non può niente perché Piatek lo spiazza. Gli metto leggermente più della sufficienza, 6 più. C'è un dato statistico di Pirin importante. Per adesso lui è il primo portiere ad aver fatto il maggior numero di parate, 92% delle parate. Quindi a ogni tiro che è arrivato in porta per Pirin è riuscito a fare delle parate. Ovviamente questo dato statistico oggi si sarà abbassato perché la Juventus ha preso due gol. Andiamo in difesa. Io l'ho detto sempre che per me la difesa della Juventus fa schifo, è veramente scarsa e non c'ha dei giocatori forti, a parte Bremer. Cuadrado non è più quello di prima, ma è giusto perché lui c'ha 34 anni. Non te può fare più le corse che faceva a 20 anni. Non può più fare le accelerazioni. Allegri insiste mettendo Cuadrado come terzino. Il Cuadrado come terzino non dura nemmeno 45 minuti. Almeno se lo metti a centrocampo, tipo fa più i movimenti, o sta più tranquillo. Però se lo metti in difesa, lì a fare il terzino, soffre, soffre veramente tanto le ripartenze. Infatti perde un pallone, la Salernitana fa gol. Non posso mettergli più di 4, perciò gli metto 4. Secondo tempo lo gioca un po' meglio, ma non mi sento di alzare il voto.
l'altro terzino, De Sciglio. De Sciglio ai tempi era pure forte, no, non forte, fortino ai tempi del Milan, però non mi piace, che vedevo dire, a me De Sciglio non mi dà sicurezza, non, sì, poi è vero, ogni tanto si trova anche in fase offensiva a spigne, però diciamo sul primo gol della Salernitana, avete visto il cross che ha fatto Mazzocchi, no? Ecco, lì c'era sia De Sciglio sia Miretti. De Sciglio poteva e doveva riuscire ad gestire quel discorso là. Gli metto 5. Bonucci e Bremer. Iniziamo da Bremer, gli metto 6 più. Diciamo che io ho fatto una media per il suo voto. Calcolate, gli ho messo 5 per il rigore che ha causato, perché lì è mano netta, mano allargata e quindi è rigore. E lì gli ho messo 5. Fa qualche chiusura difensiva importante, quindi gli metto leggermente più della sufficienza, 6 più. E l'ultima cosa che ho trovato per valutare il suo voto è il gran gol su colpo di testa, 7. Facendo la media tra il 7, il 5 e il 6 più, mi viene leggermente più della sufficienza. Ok? Quindi 6 più Bonucci. Bonucci ho messo più di Bremer. 6 e mezzo. Diciamo che lui ha sbagliato il rigore. Sapete che Bonucci è il rigorista della Juventus quest'anno. Le cose a Bonucci, calci di rigore li batte sempre bene. Questa volta non l'ho battuto bene, però è stato fortunato. Perché praticamente segue la parata, il pallone era rimasto a terra. Bonucci sfrutta il momento, riesce a fare il gol. Anche qui ho fatto una media. Il gol su rigore che vale un voto e quindi gli metto 7 e poi qualche chiusura difensiva importante, qualche lettura, gli metto un 6 e mezzo. Andiamo al centrocampo. Qua ho messo qualche sufficienza proprio a strappata e un'insufficienza gravosa e penosa. Partiamo dalle sufficienze, va. Miretti, 6. Più di questo voto non posso mettergli. Ma lui è giustificato perché c'ha 19 anni, c'ha bisogno di crescere e deve crescere attentamente, perché è meglio se questi errori li fa adesso, così poi in futuro non li fa più. Diciamo che sul primo gol, come stavo dicendo prima, Mazzocchi ha fatto il cross, lì in mezzo c'erano De Sciglio e Miretti, dovevano provare a chiudere su quel cross. Però la partita di Miretti alla fine a parte quell'errore è sufficiente, no? Qualche sua galoppata, qualche bel pallone, soprattutto prova anche il tiro in porta. E quindi 6, voto pieno. Andiamo su Paredes. Paredes, più o meno siamo sullo stesso discorso di Miretti. Solo che Paredes non fa errori, prende un cartellino giallo evitabile, evitabile, gli metto 6 più. Lì penso che finalmente la Juventus ha trovato un centrocampista forte che può dare geometrie. Lo dovranno sfruttare bene. 6 più. Prova anche il tiro in qualche situazione. Andiamo su Kostic. Se non erro, il voto più alto che ho messo, sì. 7 meno. Ho fatto una media tra il 7 e il 6 e mezzo. Il 7 è l'assist per Bremer. Sapete, quando uno fa l'assist gli metto mezzo voto, invece no, gli metto direttamente 7. Sapete che ho messo 7? Perché non è soltanto il grande grosse. L'altro gesto tecnico è stato il fatto che lui praticamente ha letto bene la chiusura che voleva fare il difensore della Salernitana, si è girato e ha fatto questo ottimo cross. E poi per tutta la partita corre, velocizza, prova sempre a fare tutti questi cross. Quindi gli metto 6 e mezzo. La media in tutto mi viene 7 meno. McKennie, io sarà giovane quello che vi pare. A me piace pure, perché i centrocampisti così fisici ti possono dare una mano, ma McKennie non serve a niente. McKennie, se gli va bene, fa solo il gol di testa. Oggi non era presente da nessuna parte. Fa un primo tempo, allora, fa un errore, non riesce a fare una lettura difensiva e quindi Mazzocchi, quindi Candreva fa il gol, ok? E su questo ci siamo. Però anche nel secondo tempo sbaglia tantissimi palloni, non riesce a fare gli assist, sbaglia i cross, non mi è piaciuto per niente nel secondo tempo.
la prestazione amicale gli metto 5. Moise Kean, stessa linea di quest'altro, di McKennie. 5, non incide mai, peraltro lui si magna anche un gol, non serve a niente. Kean è, non se- oh, Kean è veramente, forse è pure peggio di Correa. Kean non serve a niente, anzi Correa ogni tanto in porta ci tira, stranamente, proprio raramente, e qualche volta fa il gol, ma Kean, vi assicuro io che vedendo la sua partita non riesce a fare un tiro in porta, eh? E quando ci prova sbaglia sempre, quindi niente da fare. Andiamo, ah no, scusate, non posso andare subito subentrati. Vlahovic, 6,5, grinta, velocità, aggressione, recupera i palloni, potrei continuare, potrei mettere gol, assist, prova a fare tantissime cose lui oggi, ma non viene assolutamente aiutato dai suoi compagni, recupera tantissimi palloni, sfrutta tantissime occasioni, gli metto 6,5. Subentrati, Sole e Fagioli 5,5, entrano non incidendo, ma ovviamente se fai entrare Sole e Fagioli, che ti devi aspettare che ti risolvano la partita? Sono due diciottenni, che devono fare sti poracci? Milik, prima Alexandro, 5,5, non tanto perché ha fatto delle gabbate, degli errori, tanto perché comunque non incide nemmeno lui. Mi ricordo un solo tiro, peraltro è andato sopra la porta invece Milik ha un impatto positivo. Diciamo che su Milik dovrei abbassare il voto perché viene espulso, quelle cose non le devi mai fare, quindi con l'espulsione gli potrei mettere 5,5, calcolando che però la sua prestazione è da un 6,5 e mi viene, diciamo, anche da 7 la sua prestazione, perché comunque prova il tiro, peraltro prende anche la traversa per una volta, il gol gli viene annullato, però è fondamentale in qualche occasione, quindi a Milik ci devo pensare. Tra il 7 e il 5,5 facciamo un 6 più, va? Ultimo, ecco qua, guardate, lo faccio vedere da solo, non so se riuscite a vederlo, lo leggete? Allegri 2. Cosa devo mettere? 4, 5, 6, 7, 10, 20, mi metto 2. Non è colpa sua. Perché i cambi che poteva fare erano quelli, erano cambi preordinati, cambi che doveva fare per forza. E quindi per una volta sui cambi non ha sbagliato, anzi uno neanche azzeccato che ha fatto Milik, che ripeto, però erano cambi che dovevano essere fatti proprio in quel modo, perché Locatelli non c'era, Di Maria non c'era, Papà non c'era, Cristiano non c'erano, è ok, però inizia a perdere le staffe dopo il gol che gli hanno annullato, prende un cartellino rosso, comunque non ha preparato bene la partita. Nel primo tempo dominio assoluto da Salernitana, nel secondo tempo la Juventus prova qualcosa, riesce pure a fare il baltone, però poi un vincolo. Allegri è da cambiare, sì, Allegri è da cambiare, ormai non è più quello di prima, si è capito, non ti può dare più la stabilità di prima. Mettiamo 2. Sarà poco? Sarà troppo? Non lo so, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Ciao belli.